Buonasera a tutti, cari amici di Macro News. Questa sera parliamo di scuola. Finalmente anche gli istituti scolastici di Cellole aprono i battenti e non a caso siamo qui in comune con l'assessore all'istruzione, alla famiglia Martina Izzo, per parlare con lei. Buonasera assessore. Buonasera. Di che cosa è stato fatto in questi mesi per garantire i pressi in sicurezza? Matilde, in questi mesi si sono conclusi importanti lavori nei pressi scolastici, non abbiamo dimenticato nessuna scuola, dall'infanzia fino all'istituto Alberghiero di Centore, che sarebbe la sede distaccata di Teano. Ovviamente abbiamo fatto lavori sia all'esterno che all'interno dei complessi, in modo particolare per quanto riguarda la manutenzione esterna all'infanzia, ovvero il pavimento antitrauma, proprio per far sì che i bambini possano giocare in piena libertà e soprattutto così non hanno praticamente timore e paura di farsi male. Certo, la massima sicurezza. La massima sicurezza, perfetto. E quindi anche all'interno, infatti abbiamo tinteggiato tutte le aule, in più all'esterno sempre per quanto riguarda il verde, quindi abbiamo sistemato il verde delle scuole, inoltre è stato fatto un controllo a tutti i servizi igienico-sanitari, quindi abbiamo dovuto ovviamente sistemare alcuni bagni, alcune cose, però credo che sia normale, questo succede anche nelle proprie abitazioni. Assolutamente. Quindi tutto questo sempre per assicurare comfort e soprattutto la qualità delle scuole, che oltretutto è sempre stato così a Cellole, in modo particolare quest'anno con la nuova amministrazione guidata dal sindaco di Lione. Certo, tra l'altro lei vi ricordava dietro le quinte che anche nella sala refettorio è stata sistemata la pavimentazione. Sì, perché purtroppo c'erano delle crepe evidenti e quindi abbiamo appunto ripristinato la pavimentazione, cercando appunto di rattoppare alcune diciamo parti che si erano appunto distaccate da certo. Si tratta comunque di edifici che hanno una certa insomma data, no? Quindi sì, un po' vecchiotti, sì, quindi tanti quanti un po' di stali, diciamo che qui è abbastanza sì, alto, quindi incide anche questo sicuramente. Certo. Assessore, mi volevo chiedere però, ci sono state delle difficoltà riscontrate proprio in questi interventi? Delle difficoltà sicuramente, anche perché se pensiamo che sono stata al lavoro nel periodo estivo, quando tutti erano in vacanza, tutti erano completamente in ferie, quindi è stato veramente difficile, poi sappiamo che l'amministrazione, nel senso, c'è comunque questo iter burocratico che va rispettato ed è giusto che sia così, però a volte è un po' lungo e noi abbiamo bisogno di tempi più brevi per fare alcune cose, però è giusto che sia così e noi accettiamo questa burocrazia che esiste, anche se cerchiamo di essere sempre più smart possibile, no? Anche per essere al passo con i tempi, certo, perché poi la critica, la burocrazia, la critica che spesso avviene attraverso i social è veloce, no? Basta una digitata di tastiera, click e c'è la critica immediata. Per intervenire ovviamente ci sono dei tempi più lunghi. Certo. Tra l'altro c'era una problematica anche legata proprio alla questione direttamente economica, no? Anche quella è necessaria e non va assolutamente sottovalutata. Non è stato semplice, il bilancio purtroppo non era a nostro favore. Quindi è stato verificato anche per il sindaco, il quale appunto ha delle finanze, quindi cercare di far quadrare il tutto, ci siamo dovuti tirare dei pizzichi sulla pancia, così si dice, e quindi dobbiamo risparmiare e noi così stiamo facendo, stiamo cercando di fare tutte attività, tutte iniziative, però sempre con il breve, diciamo, vuol dire con un budget più basso, certo, però sempre a livello qualitativo, competitivo. No? Quindi possiamo rassicurare le famiglie, che i ragazzi potranno tornare a scuola nella massima sicurezza strutturale, sperando che anche la questione insomma legata alla pandemia questa volta possa in qualche modo ridursi e quindi si possa veramente fare un anno scolastico come vecchi tempi. Assolutamente, non esiste il bilancio che non possa garantire l'istruzione, la scuola e quant'altro. Questo sarà sempre una delle nostre priorità, perché l'istruzione è fondamentale e alla base di tutto. Assolutamente. Dobbiamo formare dei piccoli cittadini virtuosi. Assolutamente. Assessore, io insomma, ho avuto modo di conoscerla, diamoci del tu, perché così è anche più autentica l'intervista, visto che ce lo diamo insomma poi privatamente. Tu sei l'assessore veramente del fare,
più che del dire. Lo dico perché spesso quando ti chiami, insomma, per notizie, dici sì, ho dei progetti, ma di argomento non ti svelo nulla perché ancora devo portarli a termine. Ed è anche giusto, insomma, a volte sai, si parla tanto e poi si realizza poco, però ci sono effettivamente tanti progetti in cantiere, alcuni presenti ancora nella tua mitica cartellina gialla. Vuoi accennarci giusto qualcosa? Sì, Matilde, hai detto bene, io non amo molto i social, cerco di scrivere il meno possibile. Ma anche i programmi, quanti programmi magari fatti in piazza, no? Soprattutto cerco di portare notizie quando già sono certe. Quindi mi pesa un pochino, però è giusto farvi presente. Cioè, anche perché le famiglie vogliono sapere, insomma, che cosa andrà in porto di più a breve. Allora, in modo particolare ci sono i fondi del SIA del 2020, dove noi stiamo realizzando con questi fondi appunto un progetto innovativo per la pensilinaria moraria, in modo tale da far sì che i bambini possano proteggersi sia dalle intemperie, cioè sia per quanto riguarda l'ingresso di via, diciamo, dell'infanzia, sia per quanto riguarda l'ingresso della primaria. Stiamo parlando sempre di via Morandi, dell'istituto lì. Sì. Poi per quanto riguarda, abbiamo il nostro ente, è un comune beneficiario del finanziamento trasferito dal Ministero della Famiglia, erogato appunto per i centri estivi. Però in realtà qualcuno potrebbe pensare che i centri estivi vanno fatti nel benestare. Infatti sì, in realtà la nostra è stata una scelta abbastanza ponderata, no? In quanto, visto che abbiamo fatto altri progetti in modo particolare, io con il baby parking ho avuto comunque un riscontro positivo, infatti fortunatamente le mamme sono rimaste contente, in modo particolare i bambini, veramente felicissimi di questo progetto, che poi oltretutto è andato benissimo, infatti c'è stata anche più una domanda rispetto quando era quello che era previsto. Quando era previsto, però purtroppo in base sempre al budget economico non siamo potuti andare in porto. E quindi i centri estivi nascono in questo caso non in piena estate, ma cerchiamo di farli per un periodo che è più lungo, quindi li andremo a spalmare magari per tutti i sabati da qui fino a fine dicembre, no? Visto che questi possono essere impegnati, questi soldi, fino al 31 di dicembre, altrimenti andremo a perdere questi soldi, quindi dobbiamo restituire. Certo. Cioè, visto che ci teniamo particolarmente, faremo delle attività, costruiremo proprio un programma ad hoc per i bambini, per i nostri ragazzi. E la fascia d'età che sarà scelta? L'età sicuramente sarà tra i 7 e i 13 anni. In età scolare proprio, non prescolare. Sì, perché in pratica è quella fascia più colpita dal Covid, quando sono stati chiusi in casa per tanto tempo, quindi è importante anche proprio per l'inclusione stessa. Assolutamente. Certo, un modo per gli altri bambini invece magari sono stati inclusi di più, come ad esempio per il progetto Baby Parking, quindi ho preso una fascia che andava dai 3 fino agli 8 anni, certo. Quindi adesso invece prendiamo un'altra fascia, quindi non dimentichiamo nessuno. Perfetto, quindi questi sono i progetti. No, poi ancora ci sono altri progetti che sono in fase di valutazione, come ad esempio, c'è un piccolo esempio, abbiamo di educare insieme, che è ancora in fase di valutazione, un altro lo stesso sempre di educare insieme, dove noi siamo partner con un'altra cooperativa, con la chiesa, con altri enti e quant'altro. Poi ce n'è ancora un altro che si chiama educare in comune, questo l'ho voluto prettamente io, appunto sempre per il Dipartimento delle Politiche della Famiglia. Comunque ci saranno dei laboratori, delle attività particolari sempre di inclusione dei nostri ragazzi e bambini. Benissimo, benissimo. Questi sono, credo, tutti, non lo so se ti vengo con sei anche sbagliato tanto. Adesso ne parliamo anche di questa novità che riguarda il servizio mensa. Sì, quest'anno abbiamo un'altra, diciamo, una cosa diversa rispetto agli altri anni, no? Io appena ho messo piede in comune ho trovato una situazione non molto piacevole, purtroppo, per quanto riguarda la mensa. Io odio quelle file immense, odio il bollettino e il modulo alla mano. Credo che, essendo un'amministrazione giovane, dobbiamo dare anche una nostra impronta. Noi facciamo sempre, che ne so, acquisti online e quant'altro, quindi a noi risulta semplice. Ma credo anche a voi, dei genitori, essendo molto giovani, quindi dovrebbe essere semplice. In ogni caso, vi è quest'app che ho voluto, appunto, l'ho voluta fortemente, in modo tale da far quadrare i conti. Sì. Nel senso che se esce tot, deve entrare tot. Quindi che cosa succede? Che i genitori fanno un'iscrizione sempre su questa piattaforma che sarebbe l'app,
faranno questa iscrizione, dopodiché c'è il pagamento. Ovviamente all'interno di essa ci sarà, bisogna legare il modulo in sé, sì. Comunque utilizzeremo sempre lo stesso metodo, però l'abbiamo per far sì che diciamo sia molto più smart, molto più quindi, semplice, in maniera quindi, ciò che avviene in maniera cartacea dall'ufficio avviene direttamente stato comodamente seduti a casa, sì, insomma. Sì, così. Ovviamente noi in questi giorni, appena possibile, faremo anche una sorta di presentazione dell'altro, sì, proprio per non mettere in difficoltà i genitori, certo, che magari non sono così abili certo, nel utilizzare magari queste applicazioni o quant'altro. E quindi in questo modo il bambino, quando andrà a scuola e usufruirà del servizio mensa, ci sarà, verrà scaricato completamente il tutto. Assolutamente. Se non va, si comunica in maniera diretta e telematica, certo, l'assenza, cioè il genitore non paga il servizio mensa di quella giornata. Così evitiamo rimborsi e certo, certo, visto che insomma a causa della pandemia ci sono state proprio queste problematiche, anche un po' di lamentele giustamente da parte delle famiglie. Questo è per quanto riguarda la mensa. Anche se pensai, io feci una delibera di giunta con il sindaco e la giunta appunto, tutti insieme hanno approvato questa delibera per quanto riguarda il rimborso. Certo, infatti l'ufficio continua diciamo questo lavoro di valutazione, no? Sì. Quindi spero che entro ottobre, massimo a novembre, possiamo avere un quadro generale più completo e quindi procedere laddove è possibile al rimborso. Nel periodo del primo lockdown, dico bene? Sì, parliamo sempre di marzo, la primavera 2020. Sì, semplicemente quel periodo. Con la chiusura forzata, giustamente chi ha pagato verrà comunque rimborsato. Sì. Poi insomma avere modo attraverso i vostri canali, magari anche attraverso Magno News, di renderlo noto comunque alla cittadinanza, in particolare alle famiglie. Voglio solo dire quella cosa, che la mensa partirà quasi sicuramente il 4 ottobre. Per tutte le scuole, cioè dico per la scuola dell'infanzia. E per la scuola primaria, cioè di due insomma, per il tempo pieno per la sezione sperimentale e un giorno a settimana per quasi sicuramente sì, tanto comunque faremo i manifesti, pubblicizzeremo la cosa, quindi sarà resa pubblica in questi giorni. Perfetto. Assessore, invece vogliamo parlare anche di un'altra importante, diciamo, un altro importante traguardo raggiunto, che è quello dell'assistenza ai bambini diversamente abili. Sì. In realtà io ci tengo a sottolineare che l'assistenza materiale non è di competenza nostra. Io purtroppo sento sempre che è di competenza del comune, se no è di competenza della scuola. Ovviamente se la scuola però non ha personale formato è normale che chiede un supporto a noi ente. Io, assessore all'istruzione, e il sindaco, allo stesso modo, non possiamo dire di no, perché di fronte a diciamo, delle situazioni poco piacevoli, ovvero bambini dell'infanzia che devono essere cambiati, ovvero igienici, sì, stiamo parlando, mi sembra giusto ovviamente consentire un servizio simile, credo che sia umanamente normale, però vorrei sottolineare che noi non siamo tenuti a farlo, lo facciamo solo appunto per ottemperare quello che dovrebbe essere un compito spettante della scuola. E ci vediamo di più, certo, assolutamente. Però ci sarà, quindi sarà garantito quest'anno. Io cercherò di garantirlo anche quest'anno e il sindaco sicuramente mi aiuterà a farlo. Va bene. Assessore, concludiamo con un augurio a tutta la platea scolastica, ma in particolare ai nostri ragazzi, ai nostri bambini. L'augurio è quello che ovviamente noi inizieremo il 15 settembre. Il mio augurio è quello di concludere quanto prestabilito dal calendario regionale, quindi se non vado errando l'8 giugno per quanto riguarda le scuole di grado superiore, primarie e tutte le altre, ovviamente per l'infanzia invece a fine giugno come sempre. Sì. Quindi il mio augurio principale è questo. Ovviamente dico ai bambini forza, coraggio e riusciremo sicuramente in questa battaglia contro un virus invisibile, però che ci sta costringendo purtroppo a delle rinunce forti, questo sia per quei piccoli anche per i più grandi. Un augurio ovviamente va agli insegnanti, al personale scolastico, alla dirigenza scolastica e a tutti coloro che si impegnano affinché i bambini possano vivere serenamente questo periodo, che soprattutto
possano garantire loro sempre una formazione e una voglia di studiare e di fare. Questo è importante. E un grazie anche alle mamme, ai papà e ai nonni, perché i nonni del resto sono la base di tutto. Sì, sono fondamentali, assolutamente. Grazie. Quindi tanti, tanti auguri per questo, è un grande bocca al lupo e buon anno scolastico. Grazie Assessore, grazie a voi amici di Macro News, ci vediamo alla prossima rubrica. Buonasera a tutti.